Bambini, buongiorno. Vogliamo ripassare insieme la poesia per la festa del papà? Ho fatto scrivere un messaggio da inviare al mio papà. È una sorpresa, lui ancora non lo sa. Si merita un regalo perché è un papà speciale, il mio eroe preferito, anche se super normale. E quando il messaggio a lui apparirà, papà, ti voglio super bene e ciò che leggerà. Vi ricordate, bambini, a scuola avevamo iniziato a fare questo lavoretto? Se volete, avete il materiale, potete farlo anche a casa. Abbiamo disegnato un faro perché quest'anno il progetto didattico parla del mare. Io avevo delle conchiglie a casa, quindi possiamo continuare ad incollare le conchiglie sotto il nostro faro. Poi all'interno ho disegnato dei pesciolini dapprima con i colori a spirito, poi li ho colorati con le tempere. E qui ho disegnato la bottiglia con il messaggio del papà e con la poesia. In alternativa possiamo aiutarci a farci scrivere dai genitori la poesia, messaggio per papà. Lo arrotoliamo. E mi è venuto in mente di metterlo nel barattolo, come il messaggio che si butta di solito nel mare e chissà dove andrà a finire. Speriamo proprio la mattina della festa del papà che arrivi sul tavolo della colazione del papà. E poi ho fatto anche un disegnino sul quaderno e un'altra piccola poesia. Papà, sei il mio faro. Tu sei il mio faro in una notte di tempesta. Tu sei il mio porto dove mi sento sicuro. Ti voglio un mare di bene, papà. Ciao ciao bambini, ci vediamo la prossima volta. Scuola dell'infanzia, Angelo Trivellone, suore della presentazione.